Ho il piacere di presentare in primo luogo la professoressa Lembo, che è professoressa alla Facoltà di Medicina dell'Università di Salerno, che ci parlerà della clinica delle lesioni melanocitarie, quindi fa da battistrada naturalmente, condizio sine qua non, e poi l'amico, collega e primario dell'ospedale di Macerata, anatomia patologica, il dottor Gerardo Ferrara, che ci parlerà dell'istopatologia delle lesioni melanocitarie. Cominciamo subito, grazie. Grazie caro Carlo per l'introduzione, grazie Pio per l'invito. È un piacere per me partecipare a questi seminari, anche perché imparo tantissimo e voi mi trasferite tanto. Oggi abbiamo anche Gerardo, che conosco da anni, quando ero una giovane specializzando, ho fatto il mio turno esterno nell'ospedale di Benevento, quindi mi fa veramente tanto piacere partecipare. Allora, condivido subito la mia presentazione in PowerPoint. Prima di tutto devo ringraziare anche il professore Massimiliano Scalvensi, dal quale originariamente ho preso in prestito alcune cose che si trovano in questa presentazione. Lui è un grande esperto di clinica e di dermoscopia, per cui ha una bacheca fotografica enorme. Il problema per il clinico è seguire il neo nel tempo o asportarlo e passare la palla a voi, patologi. Sappiamo bene dove si colloca il melanocita, qual è il suo ruolo, qual è il suo rapporto strutturale e funzionale con i cheratinociti dello strato basale e di quelli successivi, e sappiamo che i nei sono delle nei o nevi, che dir si voglia, sono delle proliferazioni di questo tipo cellulare. Per fare una classificazione dei nei ci si può rompere la testa, nel senso che le classificazioni sono le più disparate. Dal punto di vista clinico si dividono in nevi melanocitici congeniti o nevi melanocitici acquisiti, e tra quelli congeniti, perdonatemi, guardiamo con maggiore attenzione quelli che sono di dimensioni superiori ai 20 centimetri, perché sono più questi correlati alla possibilità di sviluppare un melanoma. Per quanto riguarda quelli acquisiti, ne abbiamo di tutti i tipi o di tutti gli atipi, come si suol dire. Nevo comune, nevo blu, nevo di Mischer, nevo di Unna e così via. Mi sentite bene o sentite dei rumori di sottofondo? Chiedo scusa. Mi No, si sentiamo sente bene. bene? Sentiamo bene. Bene, perfetto. Abbiamo ancora il nevo di Meyerson, l'Alonevus, il nevo di Spitz, il nevo di Reed. Scusatemi un attimo, un momento soltanto, perdonatemi, perché qui hanno deciso di passare l'aspirapolvere mentre io parlo, quindi non so se mi sentite bene. Io non sento. Eccomi, perdonatemi, ci sono. Purtroppo avevano preso questa decisione di passare l'aspirapolvere mentre io facevo la mia presentazione, giusto fuori la mia porta. Allora, vi stavo dicendo, nevo di Meyerson, Alonevus, nevo di Spitz, nevo di Reed. Per i dermatologi, diciamo, la classificazione non è un problema dal punto di vista clinico, il problema è ben altro. Il problema è quando la clinica non basta e utilizziamo la dermatoscopia con la classificazione del pattern dermoscopico che vi faccio vedere a breve. E poi abbiamo il modo di classificare che voi patologi ci insegnate in base alla porzione fondamentalmente coinvolta dalla distribuzione dei tipi cellulari e del pigmento. Il problema è: quali sono i nei da controllare? Da che età bisogna cominciare a controllare i nei? Con quale frequenza? Questo è quello che noi ci poniamo come problematica: è nel momento in cui abbiamo un bambino del genere con questi nevi congeniti, il problema è relativo. Forme come queste sono abbastanza ben gestibili, controllabili nel tempo, come questa formazione qui. In queste situazioni qui, onestamente, pongono un pochino più di problemi di gestione della situazione. Ma
Attenzione alla terminologia melanocitaria che noi ci troviamo ad usare e al presunto precursore del melanoma. Sappiamo bene che per definizione il melanoma in un terzo dei casi si verifica per trasformazione di un neo preesistente, mentre negli altri due terzi di casi deriva dalla trasformazione di un neo atipico, cosiddetto nevo di Clark, che pone i nostri dubbi diagnostici. E i dubbi diagnostici ci vengono a volte sciolti dalla osservazione dermatoscopica, altre volte invece l'opinione di un patologo che ci fa un esame istologico diciamo ben descrittivo è fondamentale per noi, per la diagnosi e per la gestione del paziente. Il pattern dermoscopico può essere distinto in reticolare o globulare e può essere omogeneo o non omogeneo in base a che si trovino aree di iper o ipopigmentazione in zone periferiche, centrali o multifocali. Ecco un esempio di quello che è una distribuzione con ipercromia centrale, ipercromia multifocale e ipercromia periferica nell'ambito di un pattern reticolare. Questo è il pattern reticolare, pattern globulare, pattern reticolo globulare omogeneo, pattern specifico, pattern con ipercromia centrale, aree di iper-ipo-pigmentazione. Sì. No, io ci rifletterei, anziché pensare a qualcuno con il microfono acceso. Aree con iperpigmentazione periferica, aree con ipopigmentazione centrale. La cosa caratteristica è che, come si suol dire nella clinica, cercare il brutto anatroccolo, ovvero il neodiverso, ha un certo corrispondente in dermatoscopia, in quanto nella metà dei nostri pazienti abbiamo un tipo predominante di neo. Ecco, questo è il dorso di una ragazza. Il dorso di una ragazza in cui vedete si identificano dei molteplici nei che prevalentemente saranno con distribuzione dei melanociti a livello della giunzione, a livello dermico, con un pattern globulare per lo più omogeneo. Il dorso di questa ragazza invece pone notevoli quesiti. Questa è una ragazza di 29 anni con la cosiddetta sindrome del neodisplastico e quei numerini rappresentano i nei che poi avevo indicato sullo schema corporeo che andavano controllati e alcuni di questi anche asportati. Vedete in basso al centro si può apprezzare la presenza di una cicatrice di pregressa escissione. E quando ci troviamo di fronte a quadri del genere, cari colleghi, il problema è che a parte la complessità clinica e dermoscopica, spesso si tratta di parenti, colleghi o amici, per cui la questione è molto più complicata di quella che potrebbe sembrare inizialmente. Come va gestita una situazione del genere? Guardate qui, sicuramente i criteri clinici di irregolarità sono presenti soprattutto per quanto riguarda la variazione del pigmento. All'aspetto dermoscopico, vedete come ci si osserva un pattern reticolare non omogeneo, con zone di ipercromia paracentrale, presenza di globuli. Ancora vedete, sulla superficie anteriore della stessa persona c'erano altre lesioni che andavano indicate. E queste circostanze pongono non poca difficoltà per il clinico. Un ragazzetto con una pregressa asportazione, guardate quanti nei e anche diversi tra di loro, quindi sicuramente questo paziente non rientra in quel 50%. Sicuramente abbiamo nei di natura diversa, con pattern diversi e sicuramente molti di questi sono atipici. Questo è di un ragazzo, di un uomo di 35 anni che aveva per lo più nevi di un nevi dermici
aveva questo elemento pigmentato qui, perdonatemi la foto risente dell'olio della dermoscopia, che però aveva questo aspetto. Sicuramente non veniva rispettato nessuno dei criteri clinici, dalla asimmetria, all'irregolarità dei bordi, alla distribuzione del pigmento, quindi questo neo veniva asportato, per fortuna veniva descritto come neo atipico, per cui diciamo, e in un caso del genere. Vi dico, questo qui, questo è un amico di famiglia, per l'appunto quando vi dicevo parenti, amici e colleghi, ed è il figlio della mia maestra delle scuole elementari, che ha avuto a sua volta due melanomi. Quindi immaginatevi quando mi trovo davanti a questo signore, che tra l'altro poi non si presenta agli appuntamenti per le escissioni. Guardate qua, c'è l'imbarazzo della scelta. Vorresti quasi quasi che cambiasse dermatologo. E effettivamente la situazione non è semplice da gestire. Guardate come si vedono elementi ipercromici, elementi dove appare evidente una duplicità del pigmento, elementi più regolari. E insomma, da seguire nel tempo, questa persona sicuramente ha una sindrome del neodisplastico, cosiddetta, non è facile. Ogni tanto però qualcuno sembra più irregolare degli altri e onestamente. Forse qualcuno mi dice che sono un po' interventista, però preferisco eseguire un'asportazione, avere un conforto istologico piuttosto che rimanere con un seppur minimo dubbio. Ecco, questo, guardate questo qua, il numero 5. Sembra quasi una lesione di collisione, no? Due elementi che sembrano diversi, quasi uniti tra di loro. Ok? Guardate qua. Guardate questo. E insomma. Non è facile, non è facile. Sicuramente quando isoliamo una lesione e la osserviamo dal punto di vista clinico e poi da quello dermoscopico, abbiamo delle indicazioni che ci orientano, che ci aiutano, però non sempre la cosa è facile. Ora vi faccio vedere una carrellata di diapositive di cui. Vi posso chiedere in alcuni casi la diagnosi. Vi dico a priori che la diagnosi c'è per tutti perché è una diagnosi istologica e quindi per avere la diagnosi istologica significa che nessuna delle lesioni era abbastanza convincente da non essere asportata. Quindi la diagnosi in questo caso l'avete fornita voi con l'esame istologico. Però vediamo. Allora, questo clinicamente non desta molta preoccupazione. Neanche dermoscopicamente, anche se c'è distribuzione di pigmento non omogenea nell'ambito della lesione. Questo è un neo di Hunna, un neodermico. In questo caso la clinica mostra una rete periferica soffusa, poco evidente, è visibile ancor meglio la dermatoscopia, e probabilmente quello che ha guidato la decisione dell'asportazione è stata la presenza di queste telangiectasie polimorfe, che sono una caratteristica che si osserva tra i pattern dermoscopici. Questo veniva definito nevodermico spizzoide. La cosa, insomma, inizia a essere un pochino più delicata. Questo è brutto sia alla clinica che alla dermoscopia e si vede chiaramente un pigmento nerastro con bordi non omogenei, all'esame dermoscopico appaiono chiari gli pseudopodi che sono frequentemente abbinabili ad una diagnosi di nevo di Ryd, ma anche di nevo di melanoma. In questo caso era un nevo di Ryd in un bambino di 9 anni. Perché ho specificato l'età? Perché generalmente si dice tra i dermatologi nella pratica clinica di non asportare i nevi di Ryd e i nevi di Spitz nei bambini, ma solo negli adulti. E nei bambini vanno seguiti perché assumono aspetti sempre più regolari andando avanti con gli anni. In questo caso però il dubbio diagnostico era forte, quindi si è proceduto all'asportazione. Questa fotoclinica è un po' sfocata, ci aiuta un po' di più la dermoscopia. Area grigiastra centrale, globuli distribuiti con colorazioni diverse nell'ambito della lesione.
Nevo di Spitz, anche in questo caso era di una ragazzina di 14 anni, per cui sebbene le indicazioni oggi sono quelle di un follow-up prolungato, in questo caso la clinica e la dermatoscopia non erano molto confortanti, quindi la lesione è stata asportata. Ancora, guardate, clinica, dermoscopia, che vi sembra? C'è qualcuno che vuole azzardare una ipotesi? Non posso dilungarmi, quindi abbiamo i secondi contati. Nevo di Reed, ancora, guardate in quest'altro caso, dermoscopia, qui forse qualcuno mi potrebbe dare qualche indicazione, questo è un nevo blu, lesione quindi benigna, che però va in diagnosi differenziale con il melanoma. Guardate la clinica di quest'altro neo, simmetria minima della lesione, bordi non rotondeggianti, colore non omogeneo. Sulle dimensioni non abbiamo storia, quindi non possiamo definire o meno la tipia dal carattere della dimensione. L'esame dermoscopico presenta una rete disomogenea alla periferia e un pattern quasi a zolle al centro. Sicuramente questo andava asportato, infatti un neoatipico. In questo caso lesione rosa. Le lesioni rosa o a melanotiche bianche mettono più a dura prova il dermatologo. Nevo di Spitz atipico. Il nevo di Spitz atipico oggi viene considerato quasi come un melanoma, correggetemi se sbaglio. Quest'altro, nevo di Reed. E in questo caso, nevo di Reed, sembra quasi un nevo blu, è un nevo di Reed. E in questo caso qui, sicuramente di una persona con intenso fotodanno, questo non depone bene, però vedete, viene definito come un nevo infiltrante profondo. Sicuramente c'è una ricca componente vascolare, la dermoscopia è proprio brutta di questa lesione. In questo caso sembra molto simile a quello precedente, però purtroppo questo è un melanoma nodulare di un millimetro quasi e mezzo, da non sottovalutare. E in questo caso qui ancora una lesione rosa, clinica, dermoscopia, pattern vascolare puntiforme, melanoma spizzoide di 1,2 mm. Ancora, clinica, dermoscopia, nevo atipico. E in questo caso, guardate quanto è brutto il colore, com'è brutta la forma, la distribuzione, i bordi, in questo caso il pattern, gli pseudopodi. Nevo di Reed. Diagnosi con melanoma differenziale molto molto difficile dal punto di vista clinico. Questo sembra innocuo anche se irregolare, però guardate la dermoscopia, ci sono diversi caratteri di irregolarità, anche questo è un nevo atipico, questo brutto, scuro, nero, nevo di Reed. In questo caso abbiamo un nevo atipico, qui abbiamo forti atipie presenti alla dermoscopia. In quest'altro caso qui abbiamo un semplice nevodermico. Lesione rosa, dermoscopia quasi muta, melanoma spizzoide. E in questo caso qui, nevo di Reed. Quindi vedete, quello che a volte dalla clinica sembra più brutto, in fondo non è così malvagio. Le lesioni rosa sono per noi un vero challenge invece. Questo è un nevo atipico. E questo è un nevo di Reed. I nevi acrali con pattern fibrillare. Ancora, nevo di Sutton con ipocromia periferica e frequente riassorbimento, quindi frequente scomparsa. Io spero di essere stata nei tempi, vi ringrazio per l'attenzione e se c'è qualche domanda sono felicissima di accoglierla. Grazie, grazie Serena, grazie per la carrellata rapida ed efficace. Ovviamente se ci sono domande le facciamo adesso, sì, alla fine di ogni seduta. Saluti a tutti, Basile Andrisani. Ciao. I moderatori accontentano, volevo fare una domanda alla dottoressa Lembo. Ci puoi fare qualche informazione sulla gestione clinica dermatologica dei pazienti che hanno una mutazione che li pone ad alto rischio di sviluppare neoplasie cutanee? Come li gestite da voi? C'avete un protocollo?
Per esempio i pazienti con scleroderma pigmentoso? Mutazioni dei geni ATM, mutazioni dei geni VARD1, BRCA. Allora, al momento non abbiamo protocolli specifici, nel senso che non c'è mai stato mandato un paziente con questa diagnosi genetica. Quindi non ti saprei dare una risposta specifica, nel senso che non abbiamo un cluster di pazienti inviati con diagnosi di mutazioni. Sicuramente una volta che si verifica un tumore cutaneo e qualcuno va a fare un'indagine, poi magari ex post si può definire un protocollo di osservazione a più stretto giro. Noi i pazienti ad altissimo rischio li guardiamo ogni 3 mesi, quelli che hanno avuto per esempio un melanoma che non sia superficiale, inizialmente li controlliamo ogni 3 mesi, poi ogni 6, poi una volta all'anno, come gli altri nel corso degli anni. Invece pazienti con non melanoma skin cancer, in base alla frequenza dell'insorgenza dei tumori o in base al fotodanno che rappresentano, li controlliamo con delle cadenze specifiche. Un cluster di pazienti a parte sono i trapiantati, a causa della immunosoppressione, hanno un rischio relativo 250 volte maggiore di sviluppare un tumore cutaneo, quindi quelli rientrano in una categoria di screening specifica. Fate solo la dermatoscopia o anche la mappa? Ma guarda, la mappa non è altro che la rappresentazione su uno schema corporeo dei nevi atipici di cui facciamo le foto cliniche e dermoscopiche. La famosa mappa dei nei non è altro che una rappresentazione su schema corporeo, sull'omuncolo, di quelle che per noi sono le lesioni atipiche da tenere sotto controllo. Esistono dei dermatoscopi che fanno una scansione full body, ma non è quello che noi abbiamo a disposizione, quindi diciamo ci accontentiamo di segnalare quelli che ci sembrano atipici. Va bene, grazie. Prego. Che abbiamo fatto, rivediamo. Oh, ma che meraviglia! Ma che meraviglia! E allora devo solo lanciare la presentazione. Oh, grazie mille. Oh, allora io approfitto di questi pochi minuti per ringraziare il professore Zeppa per l'invito, perché non è così comune che io faccia delle presentazioni, tenga delle presentazioni in Campania, è successo abbastanza raramente e quindi lo devo ringraziare davvero doppiamente per questa opportunità che poi periodicamente mi concede, devo dire. Allora, dunque, ecco qui, vedete la mia presentazione, tutto ok? Ok, sì. Adesso sì. Oh, perfetto, sì. Allora. In questa circostanza io credo che noi dobbiamo approfittare di questi pochi momenti che la tecnologia ci concede per confrontarci un attimino su un approccio che a mio avviso deve cambiare riguardo le neoplasie melanocitiche cosiddette. E poi della cosiddetta grigia, mi sentite? Che poi il problema della cosiddetta zona grigia sia un problema comune a tanti settori dell'anatomia patologica, questo è ben risaputo, solo che per problemi quasi ancestrali noi abbiamo sempre vissuto in maniera conflittuale da patologi il problema della zona grigia nella diagnostica delle neoplasie melanocitiche, cioè abbiamo abituato paradossalmente i nostri clinici troppo bene all'approccio dicotomico. Allora, vi dicevo, probabilmente abbiamo abituato troppo bene i nostri clinici ad un approccio un po' dicotomico, tu mi devi dire se questa lesione è benigna o è maligna, siamo stati forse troppo influenzati da Bernie Ackerman, perché le incertezze diagnostiche, la problematica della zona grigia, e ci sono anche esimi ematopatologi, famosi ematopatologi che sono collegati e mi stanno ascoltando, la problematica della zona grigia è una problematica che altri colleghi clinici accettano molto più di buon grado rispetto ai dermatologi. Questa è una cosa piuttosto strana, è un limite culturale che in qualche modo noi dobbiamo superare. Qualche anno fa venne proposta questa classificazione non più in due categorie, nevomelanoma, ma in 3 categorie. Delle neoplasie melanocitiche. Su che cosa si basava
questa proposta. La proposta si basava essenzialmente sul fatto che notoriamente alcune neoplasie melanocitiche presentano un'elevata incidenza di localizzazione metastatica ai linfonodi regionali, incidenza notevolmente più elevata rispetto a quella del melanoma cosiddetto convenzionale, associate tuttavia ad una bassissima, quasi zero, incidenza di metastasi a distanza, quindi un comportamento biologico completamente differente rispetto a quello del melanoma cosiddetto convenzionale. La recente classificazione WHO delle neoplasie melanocitiche, classificazione datata 2019, si basa fondamentalmente sull'assunto che neri e melanomi, divisi in 9 sottocategorie, in 9 distinte famiglie, fondamentalmente famiglia per famiglia condividono le medesime alterazioni genetiche. Questo è un punto estremamente rilevante da sottolineare, perché è chiaro che la genetica in sé non ci consente una sicura discriminazione tra il benigno e il maligno. Il ruolo principale della genetica è quello di incasellare una determinata neoplasia melanocitica in un sottogruppo definito dalla classificazione della WHO. La classificazione stessa poi elabora un modello di progressione neoplastica dal nevo al melanoma che viene proposto per ciascuna delle 9 grandi famiglie di neoplasie melanocitiche. Secondo questo schema, semplificato a mio parere anche abbastanza semplicistico, in base al quale una mutazione genera una lesione benigna, un nevo, due mutazioni, quindi una seconda mutazione sulla stessa lesione, genera una lesione intermedia, quindi un melanocitoma, e la insorgenza di una terza mutazione genera il melanoma conclamato. Questo approccio è un approccio che a mio avviso non va valutato in termini realmente biologici, ma questo approccio serve essenzialmente per fornire un frame concettuale alla classificazione delle neoplasie melanocitiche, che però mal si attaglia a quella che è la realtà biologica delle neoplasie melanocitiche, perché quanti nevi percorrono completamente lo spettro che va dal benigno al maligno? Pochissimi, perché si suppone che all'incirca solo uno su 33.000 nevi possa diventare melanoma. E quanti melanocitomi poi diventano melanomi? I melanocitomi sono neoplasie a loro volta estremamente rare, e quindi ancora più rare evidentemente deve essere la loro trasformazione in melanoma. La classificazione WHO poi cerca di frammentare, in questo a mio avviso molto opportunamente, i melanocitomi in lesioni di basso grado e lesioni di grado basso intermedio e lesioni di grado intermedio alto. Su questo problema ritorneremo poi, vedete qui la continuazione di questo schema, su questo problema ritorneremo con dei dati più recenti. E queste sono a mio avviso le limitazioni concettuali, se vogliamo anche pratiche, della nuova classificazione di WHO sulle neoplasie melanocitiche. Cioè, di fatto questo modello di progressione lavora in un numero estremamente limitato di casi, non dovendoci noi dimenticare che all'incirca il 75% dei melanomi che noi vediamo nella nostra routine insorge de novo. Un'altra limitazione poi di questa classe, di questo approccio classificativo, è il considerare il meltum nello spettro di progressione dal nevo al melanoma. Quindi in qualche modo il meltum sarebbe un sottogruppo di melanocitoma ad alto rischio, di alto grado, ma in realtà a mio parere meltump e melanocitoma non sono esattamente la stessa cosa, perché il meltump è una categoria diagnostica che riflette fondamentalmente una incertezza soggettiva. Io non so cosa questa lesione tumorigenica sia. Il melanocitoma invece identifica un gruppo particolare di neoplasie melanocitiche a base dermica che hanno dei criteri diagnostici e probabilmente anche prognostici, come vedremo più in là, ben definiti. Quindi meltump e melanocitoma a mio avviso non sono sinonimi, e soprattutto il meltump non è una sottocategoria di alto grado del melanocitoma. Questo è un approccio a mio avviso sbagliato. Sulla base di tutto questa, di tutte queste belle premesse che vi ho fatto, volevo proporvi quello che è il mio algoritmo diagnostico, di approccio diagnostico alle neoplasie melanocitiche, che può sembrare abbastanza complicato da questa slide, ma vi dico, è molto più semplice di quanto non sembri a prima vista. Il primo
punto da chiedersi quando stiamo vedendo una neoplasia melanocitica, assunto che il lineage della neoplasia sia effettivamente melanocitico, il primo step è: si tratta di una neoplasia melanocitica convenzionale o di una neoplasia melanocitica, per così dire, non convenzionale? Cosa intendo io personalmente per neoplasia melanocitica convenzionale, classica, tradizionale? Intendo il melanomi nelle sottoclassificazioni tradizionali di Clark e McGovern, diffusione superficiale, nodulare, lentigo maligna, acrale o acrale lentiginoso. Chiaramente ciascuna categoria di melanoma convenzionale ha i suoi nevi corrispondenti. Da un punto di vista genetico, un melanoma convenzionale viene identificato, a parer mio, secondo questi che sono le quattro sottocategorie proposte dal TCGA Network, quindi dal The Cancer Genomic Atlas Network. Il network ha effettuato un genome sequencing di 333 melanomi spessi o metastatici, quindi parliamo di melanomi convenzionali, melanomi sicuramente maligni, riconoscendo quattro famiglie genetiche di melanoma: il melanoma BRAF mutato, il melanoma RAS mutato, il melanoma NF1 mutato, tra questo è frequentissimo il melanoma desmoplastico, come vedremo tra poco, e il melanoma cosiddetto triple wild type, che presenta sovente delle mutazioni che coinvolgono il gene KIT e soprattutto presenta delle variazioni nel numero di copie di cromosomi, quindi presenta dei pesanti riarrangiamenti genetici. Quindi, a mio parere, sulla base di questa classificazione genetica, noi possiamo identificare il melanoma convenzionale o tradizionale in una con le corrispettive categorie dei nevi come un melanoma che presenta mutazioni lungo la via delle MAP chinasi, oppure mutazioni del gene della neurofibromina, oppure ancora un melanoma che presenta pesanti riarrangiamenti del proprio patrimonio genetico in termini di cambiamenti del numero di copie dei cromosomi dei geni. Nell'ambito di queste neoplasie melanocitiche convenzionali, così definite da un punto di vista morfologico e da un punto di vista genetico, io devo a questo punto pormi il problema della diagnosi differenziale. Io sto vedendo un melanoma convenzionale oppure un nevo che simula quel determinato melanoma? Questa è una lista di possibili diagnostiche differenziali in questo setting e sono delle entità che tutti voi conoscete abbastanza bene. Vi faccio vedere a titolo esemplificativo un caso molto interessante che io all'epoca, un caso di qualche anno fa, che io all'epoca sbagliai, mi venne inviato in consultazione da Roberto Ricci, mio amico di Parma, attualmente in pensione, beato lui. È una lesione piuttosto larga, come potete vedere, spessa, con un pattern che a piccolo ingrandimento sembra ricordare un nevo congenito, se non che è una lesione con una cellularità a dir poco esuberante, ed ha delle figure mitotiche dermiche, e queste siamo in prossimità siamo sotto l'epidermide. Vedete che questi melanociti sono solo apparentemente blandi, perché sono monotoni, hanno piccoli nucleoli, tuttavia hanno questi nuclei un po' angolati e questi citoplasmi, vedete, a contorni romboidali, quasi spizzoidi se volete, ma su questo elemento torneremo più in là. Ed in profondità ci sono delle figure mitotiche e soprattutto le cellule mantengono la stessa forma, le stesse dimensioni dalla superficie alla profondità. Che cos'è questo? È un nevo congenito? È un melanoma nevoide? Io potrei anche cavarmela dicendo questo è un melto. Quindi io non so cosa questa lesione nodulare tumorigenica dermica sia. Questa è la clinica di questa lesione, si trattava di una lesione della coscia di un uomo di 51 anni e vedete che nell'arco di 5 mesi di follow-up la lesione si era notevolmente accresciuta. Ora, non è che io voglia dire in questo consesso che la clinica sia superiore alla istopatologia, ma quanto più deboli sono i nostri criteri clinici, istologici, tanto più acquisiscono forza i criteri clinici in termini di peso relativo sulla diagnosi. Io non mi aspetto di trovare in un uomo di 51 anni un nevo in accrescimento, quindi questa clinica favorisce nettamente la ipotesi del melanoma. Quindi questo era un caso di melanoma nevoide. Il melanoma nevoide è davvero la trappola
finale, la trappola che è disseminata sul percorso di tutti quanti noi istopatologi. Quindi voglio spendere qualche parola. Ci sono tre silhouette possibili di melanoma. Una è questa silhouette verrucosa. Dico sempre ai miei collaboratori di stare attenti alla silhouette verrucosa dei nevi, tra virgolette, in persone anziane. Un'altra silhouette è questa silhouette in placca. E qui vi faccio vedere questo segno che io definisco il segno ad ombrello e che viene definito anche il segno della camicia a sbuffo. Si tratta sostanzialmente di una iperplasia papillare. Scusate, mi tolgo questo perché qui avevo un'animazione che non è partita chiaramente. Ecco qui. Allora, c'è questa iperplasia epidermica papillare a sviluppo molto endofitico con le teche di melanociti del derma papillare che spingono contro l'epidermide e contro queste creste interpapillari determinando questo segno del puffy skirt. Un altro segno di allarme è la mancanza di Grenz zone. In questo caso vedete qui c'è una Grenz, mentre qui è completamente obliterata e la proiezione dermica è direttamente attaccata a quella giunzionale. Altro punto su cute cronicamente fotoesposta, fotodanneggiata, l'elastosi solare che dovrebbe essere presente a questo livello viene spinta in profondità perché la lesione si sta accrescendo continuativamente a spese delle strutture dermiche preesistenti. Altro punto è la presenza di melanina in profondità ed infine, altra caratteristica morfologica a cui io sto particolarmente attento, è la presenza di queste filiere orizzontalizzate alla base della lesione, filiere incercinate da bande di collagene sclerotico. Questo è un segno, a mio avviso, molto interessante, un segno morfologico molto interessante per il melanoma, che deve far pensare alla possibilità del melanoma nevoide. Quindi queste sono le mie regole per cercare di evitare di mancare un melanoma nevoide. Ecco, il melanoma nevoide è il classico setting morfologico in cui la lesione sa benissimo di essere maligna, ma siamo noi ad avere delle difficoltà interpretative. Per cui in questo setting, diciamo, è anche proponibile l'acronimo di MEL, TUMP, tumore melanocitico, di cui io non conosco il potenziale maligno, ma io non conosco il potenziale maligno, la lesione sa bene essa stessa di essere maligna. Una volta escluso poi nel mio algoritmo la possibilità che noi siamo di fronte ad una neoplasia melanocitica convenzionale, cioè il classico melanoma di Clark e McGovern e di corrispettivi nevi, passiamo al secondo step. Se questo non è un tumore melanocitico convenzionale, deve trattarsi evidentemente di un tumore melanocitico non convenzionale. A questo punto io devo sforzarmi di incasellare la neoplasia melanocitica che sto studiando in uno di questi lineage che vedete qui indicati: lineage Spitz, il lineage BAP1 inactivated, il lineage a cellule dendritiche, il lineage del nevo profondo penetrante e il lineage del melanocitoma epitelioide pigmentato. Come faccio a fare questo assessment di lineage? Lo faccio ovviamente con la morfologia convenzionale che rappresenta, come dico sempre, il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo. Noi guardiamo la morfologia, ordiniamo l'immunoistochimica, le metodologie molecolari se ne abbiamo a disposizione. Una volta assemblati i dati delle metodologie ancillari, dobbiamo ritornare alla morfologia convenzionale e rivalutarla. Una volta fatto tutto questo, dobbiamo stabilire che rischio ha questa lesione sulla base delle caratteristiche morfologiche che stiamo osservando. In altri termini, quando noi ci confrontiamo con una neoplasia melanocitica convenzionale, cosa facciamo? Facciamo una valutazione diagnostica primaria, benigno o maligno. Se melanoma, diamo una serie di parametri prognostici, l'ulcerazione sì no, le mitosi, invasione linfovascolare, la regressione, lo spessore di Breslow, il livello di Clark che personalmente non do più. Tutti questi parametri sono dei parametri prognostici una volta stabilita la diagnosi di melanoma. Con queste neoplasie melanocitiche non convenzionali io mi devo comportare in qualche modo in maniera similare. Una volta fatta diagnosi di neoplasia melanocitica non convenzionale e una volta stabilito qual è il lineage di appartenenza di questa neoplasia melanocitica, io devo cercare di stabilire qual è il rischio biologico di questa neoplasia melanocitica. Per fare questo però io non devo ricorrere ai parametri del melanoma convenzionale, l'ulcerazione sì,
come vedremo, ma non certamente lo spessore, non certamente il livello di CLAT. Mi servono altri parametri prognostici. Quali sono questi parametri prognostici? Sono parametri prognostici, come vedremo tra poco, morfologici. Cioè utilizzare la morfologia non per una diagnosi differenziale tra benigno e maligno, ma utilizzare la morfologia come parametro prognostico per quel determinato tipo di neoplasia. È un approccio completamente differente che io avevo personalmente già suggerito in questo editoriale che avevo pubblicato nel 2018, ma che poi, ecco qui, questi sono i miei parametri, i parametri che io avevo suggerito di utilizzare non ai fini diagnostico differenziali, ma ai fini della stratificazione prognostica di queste neoplasie melanocitiche non convenzionali, di questi melanocitomi, possiamo anche utilizzare questo termine. Del tutto recentemente, ai primi di quest'anno, è stato pubblicato questo lavoro su Virchow's, un lavoro che, pur non citando espressamente il mio lavoro precedente, mi ha sostanzialmente raccolto il succo, perché loro indicano una serie di criteri, come vedete, che sono criteri architetturali e criteri citologici, e cercano di dare una sorta di, come dire, di istruzioni per l'uso per questi criteri. E dicono: noi abbiamo questa lista di criteri per i melanocitomi, se ne abbiamo alcuni, pochi, definiamo il melanocitoma come di basso grado. Se ne abbiamo fino alla metà, definiamo il melanocitoma come di alto grado, quindi alto rischio. Se ne abbiamo oltre la metà, parliamo invece di melanoma. Allora, io questo approccio lo sposo di nuovo soltanto in parte, per una serie di motivi che spero saranno chiari alla fine di questa chiacchierata. Il primo motivo che però vi voglio sottolineare è che in questo sistema di categorizzazione diagnostico-prognostica, non è vero che uno valga uno, come i miei amici dell'SP sostengono. Perché? Perché se io trovo la necrosi tumorale non mi vale uno. In qualsiasi contesto morfologico io mi trovo, se io trovo necrosi tumorale, questa lesione è da considerare automaticamente una lesione ad alto rischio. Un altro punto che mi lascia piuttosto perplesso in questo sistema classificativo è che ci sono alcuni criteri che non funzionano in alcune categorie di melanocitomi e quindi io non li devo considerare. Spero che questo che sto dicendo sarà più chiaro alla fine di questa chiacchierata. Allora, cerchiamo di metterci d'accordo su quelle che sono le caratteristiche dei vari lineage di queste neoplasie melanocitiche speciali, di questi melanocitomi. Tutti voi conoscete le caratteristiche definizionali dello Spitz lineage. Si tratta di neoplasie melanocitiche fatte da ampie cellule poligonali, eosinofili, epitelioidee, fusate con abbondanti citoplasmi, bla bla bla. Tutti noi in teoria sappiamo benissimo cosa si intende per un lineage Spitz. Ma quando poi ci troviamo al microscopio, credetemi, diventa davvero difficile a volte difficile in maniera imbarazzante realizzare e essere consistenti con se stessi sull'attribuzione di una neoplasia melanocitica al lineage Spitz. Cioè, se da un punto di vista teorico siamo tutti d'accordo sulla definizione, quando andiamo ad implementare poi praticamente i criteri teorici che noi abbiamo, ci troviamo in grandissima difficoltà. Non è facilissimo dire se e quali di queste quattro neoplasie melanocitiche appartiene al lineage Spitz. Tra l'altro, questa in basso a destra è una neoplasia di una bambina di 4 anni che in 5 anni ha ucciso questa povera bambina. E non è una neoplasia che ha una morfologia propriamente Spitz, a mio avviso. Vediamo se la genetica ci viene incontro nella identificazione, nel riconoscimento dello Spitz lineage. La risposta è sì. La risposta è sì, nel senso che abbiamo capito ormai che le neoplasie melanocitiche dello Spitz lineage hanno una genetica peculiare, cioè non sono contraddistinte da mutazioni o da copy number changes come le neoplasie melanocitiche convenzionali. Le neoplasie melanocitiche dello Spitz lineage sono caratterizzate soprattutto da fusioni che coinvolgono i geni delle chinasi. E questi sono i dati del primo lavoro che ha dimostrato questo dato, che oramai è abbastanza assodato. E questa è la situazione attuale della genetica dei tumori di Spitz. Allora, io qui devo spendere alcune parole anche a costo di tediarvi. Innanzitutto, come vedete, in questa fetta c'è quasi la metà
delle neoplasie spizze di cui noi non conosciamo al momento il substrato genetico. Quindi se io ho una genetica negativa per spitz, non è detto che quella neoplasia non sia spitz. Quindi se la genetica è positiva per spitz, io ho uno spitz. Ma se la genetica è negativa per spitz, non è detto che io non abbia uno spitz di fronte a me. Detto questo, poi, ci sono una serie di mutazioni e soprattutto fusioni, come vi dicevo poc'anzi, che sono caratteristiche dello spitz lineage. Quello che è bello per noi è che alcune di queste fusioni possono essere studiate meravigliosamente con l'immunoistochimica. La fusione di ALK e la fusione di ROS, per esempio. Io ho avuto recentemente un caso di neoplasia spitz, dello spitz lineage, positiva fortemente in immunoistochimica per ROS, ma che alla nostra real time era negativa per fusione di ROS. Dopodiché l'ho mandata a FISH e la FISH era positiva per fusione di ROS. Quindi la immunistochimica è altamente specifica, la nostra immunistochimica è altamente specifica per fusione di ROS e per fusione di ALK. La immunistochimica sarebbe altrettanto eccellente sistema per detettare le fusioni di TRKA, quindi le fusioni di NTRK, le fusioni di MET e le mutazioni di HRAS. Se non che, a mio avviso, gli anticorpi che noi abbiamo in questo momento a disposizione per queste tre metodologie, per queste tre indagini, sono anticorpi che funzionano in maniera un pochino ballerina. Un pochino ballerina. E poi c'è il problema della perdita di BAP1, che in questo diagramma del mio amico Thomas Wiesner viene inclusa tra le neoplasie dello spettro spitz, ma a mio avviso in maniera impropria, perché le neoplasie BAP1 deficient, BAP1 inactivated, sono in realtà soltanto morfologicamente spitz, ma rappresentano a mio avviso un subset completamente differente, non completamente, un subset abbastanza differente di neoplasie melanocitiche, come vedremo tra loro. Quindi le caratteristiche definizionali dello spitz lineage vanno un pochino in qualche modo aggiornate, nel senso che per definire lo spitz lineage noi abbiamo innanzitutto bisogno di questa caratteristica che deve essere davvero definizionale, una sine qua non, cioè la neoplasia deve essere negativa per la proteina BRAF mutata. Se voi avete una neoplasia che sembra uno spitz e che è tuttavia BRAF mutata, dovete partire dal presupposto che la neoplasia sia una neoplasia melanocitica convenzionale, dovete applicare per quella neoplasia melanocitica i criteri morfologici delle neoplasie melanocitiche convenzionali. E poiché lo spitz è tipicamente atipico, mentre le neoplasie melanocitiche convenzionali atipiche sono sospette per essere melanomi, quando vedete qualcosa che vi sembra spitz, ma è BRAF Q600 è positiva, quello probabilmente è un melanoma e non è uno spitz. Quindi lo spitz viene poi anche definito dalla positività per ALK o positività per ROS o per MET o TRKA o per positività per HRAS. Ma queste positività, che sono mutuamente esclusive, si verificano soltanto all'ingrosso nel 50% dei casi delle neoplasie dello spitz lineage che noi vediamo. Questi sono alcuni esempi della morfologia. Io personalmente non ho casi MET positivi, l'ho preso dalla letteratura, mentre questi sono i miei due casi, ALK positivo e ROS positivo, come potete vedere. La immunistochimica è molto bella. Questo è un caso, è un mio caso positivo per TRKA. Ve lo faccio vedere perché questo caso è sicuramente positivo per TRKA, al di là di ogni ragionevole dubbio, ma voglio sottolineare la presenza di questi dots paranucleari, perché se voi vedete soltanto questi dots paranucleari con TRKA, la immunocolorazione da considerare è negativa, perché questa è l'espressione costitutiva di TRKA. Quindi attenzione alla valutazione morfologica di TRKA. Qui vi faccio vedere quello che secondo me è lo stereotipo di un neo di spitz. È una neoplasia con silhouette cuneiforme, cupoliforme, a bordi nettamente circoscritti, a livello intraepidermico. Vedete come le due estremità sono identiche tra loro, sono nettamente circoscritte rispetto all'epidermide circostante. Ogni dettaglio morfologico, ogni singola teca sembra quasi scavata nell'epidermide. Questo è un criterio morfologico, a parer mio, molto importante. Ecco qui nella parte centrale della lesione, ancora altri campi microscopici. Altro punto è che spesso nelle neoplasie benigne dello spitz lineage
si vede questa questo stroma particolare con questa qualità fibrovascolare molto peculiare, che a mio avviso è un forte indizio in favore della benignità. E personalmente non ho mai visto uno stroma con questa qualità fibrovascolare assai peculiare in una neoplasia melanocitica maligna. Questa è la parte profonda di questa lesione. Quindi queste sono le caratteristiche generali sulle quali non mi dilungo. Un'altra cosa che vi voglio sottolineare, che mi ha insegnato Cinzia Mario di New York, è che raramente un nevo di Spitz è più spesso di 2 mm. E io capisco che in queste neoplasie della Lineage Spitz, come negli altri melanocitomi, il discorso dello spessore di Breslow non si pone, perché queste sono neoplasie melanocitiche non convenzionali. Tuttavia, se io vedo una neoplasia che mi sembra essere uno Spitz ed è tuttavia piuttosto spessa, io devo considerare questo spessore considerevole come una caratteristica istopatologica tipica. Queste sono le varianti morfologiche del nevo di Spitz, le trovate ben esplicitate in letteratura. Mi permetto però di dire che queste sottolineate, scritte qui in rosso, esistono, sono descritte, ma prima di fare una diagnosi di nevo di Spitz polipoide, nevo di Spitz vagetoide, eccetera, eccetera, pensateci su 150 volte. Immunistochimica tradizionale dello Spitz lineage, su questa immunistochimica tradizionale non mi dilungo, perché voi conoscete benissimo già queste cose. Questo è uno splendido Spitz, probabilmente ALK traslocato, gli alcomi, gli Spitz con traslocazione di ALK hanno tipicamente questa crescita in fascicoli intersecanti a pioggia battente, come si dice. Questa è la P16, questa è P21. P21 è tipicamente positivo nelle neoplasie del lineage Spitz. Di nuovo, non consente di fare una diagnosi differenziale benigno-maligno, ma è un marcatore affidabile del lineage Spitz, e per inciso è negativo nelle neoplasie melanocitiche BAP1 inattivate. È uno dei motivi per cui io penso che i BAPOMI siano qualcosa di diverso dalle neoplasie del lineage Spitz. Non mi dilungo su questi aspetti, perché davvero non abbiamo troppo tempo. Voglio sottolineare come nella classificazione più recente della WHO, nel capitolo del nevo di Spitz è in realtà incluso anche il tumore di Spitz atipico, mentre il tumore di Spitz maligno o melanoma di Spitz viene considerato una categoria morfologica a parte. Ora vediamo, torniamo ai criteri dell'SP o ATC del 2021, cui vi ho accennato all'inizio. Ebbene, questi criteri per esempio non contemplano l'infiammazione. A mio avviso, trovare infiammazione lichenoide soprattutto, ma in certi casi anche patchi perivascolari, se particolarmente pesante, in una neoplasia del lineage Spitz è una caratteristica di atipia da considerare. Però tutti gli altri criteri elencati dall'ESP, tutto sommato, sono criteri che funzionano tutti quanti nelle neoplasie del lineage Spitz. Io aggiungerei a questi criteri l'infiammazione. Ora vi faccio vedere questo caso che mi viene mandato in consultazione qualche mese fa dalla mia amica Natalia Rizzo del San Raffaele di Milano. Vedete, è una lesione di una persona giovane, lesione rimossa dal viso, quindi il setting clinico lascia molto pensare alla possibilità di una neoplasia del lineage Spitz. Se non che la neoplasia è severamente atipica, innanzitutto il pigmento è possibile trovarlo in una neoplasia della registrazione cellule epitelioidi, però il pigmento va sempre visto come elemento strano, soprattutto se è presente un po' anche in profondità, come in questo caso. Queste cellule hanno una notevole disomogeneità morfovolumetrica delle teche, come vedete, le teche sono notevolmente diverse tra loro in termini di forma e dimensioni, ed il pleomorfismo di queste cellule non è random, come ci si aspetta di trovare in una neoplasia benigna della lineage Spitz, ma è confluente, cioè il pleomorfismo coinvolge tappeti di cellule, non sporadiche cellule, qui una lì, cellule pleomorfe separate da cellule invece molto monomorfe e blande. Allora, che cos'è questo? Un tumore di Spitz atipico? È un melanoma di Spitz o è un melanoma spitzoide? Ecco, questo mi serve per introdurre questo concetto. Analisi mutazionale. In questo caso loro hanno trovato una mutazione di KIT. La mutazione di KIT è caratteristica del melanoma convenzionale, è caratteristica del melanoma triple wild type del The Cancer Genomic Atlas. Quindi questa
sulla base dell'analisi genetica effettuata, non è una neoplasia del lineage Spitz, perché ha una mutazione del CD117, del gene KIT. Questa neoplasia è una neoplasia melanocitica convenzionale. E quindi che cos'è? Non è un tumore di Spitz atipico, non è un melanoma di Spitz, ma è un melanoma spitzoide. Melanoma di Spitz e melanoma spitzoide, a mio avviso, non sono sinonimi. Il melanoma di Spitz è una neoplasia maligna che ha la signature genetica dello Spitz lineage, mentre il melanoma spitzoide è un melanoma convenzionale che ha soltanto delle caratteristiche morfologiche che ricordano lo Spitz lineage. Ma il melanoma di Spitz e il melanoma spitzoide non sono assolutamente sinonimi. Ed ecco perché, a mio parere, nella categorizzazione dell'SP che vi ho fatto vedere all'inizio, la presenza di più del 50% di questi criteri non dovrebbe definire un melanoma, ma dovrebbe definire un melanocitoma maligno. Cioè, questi criteri non sono definizionali per un melanoma, perché i criteri diagnostici del melanoma convenzionale sono altri, cioè in parte sono anche questi, ma sono in parte altri, come voi ben sapete. Questi criteri, se presenti in più del 50% dei casi, ci devono far fare diagnosi non di melanoma, ma di melanocitoma maligno. Nel caso specifico delle Spitz lineage ci devono far fare diagnosi di melanoma di Spitz e non di melanoma spitzoide, che sono due cose diverse. Quindi io posso anche chiamarlo tumore di Spitz maligno, come giustamente suggerito dalla classificazione WHO 2019. Questo concetto, secondo il quale il melanoma di Spitz è diverso dal melanoma spitzoide, non è un concetto che mi sono inventato io, ma ci sono un paio di lavori, vi cito questo, ma ce n'è anche un altro di Rossizza Lazzola, che ha indicato chiaramente come la morfologia spitzoide non è predittiva per Spitz lineage. Quindi, se voi identificate una neoplasia come appartenente allo Spitz lineage sulla base di caratteristiche genetiche particolari, questa neoplasia avrà sicuramente caratteristiche morfologiche di tipo Spitz, ma al contrario anche un melanoma convenzionale può avere caratteristiche morfologiche di tipo spitzoide senza essere appartenente allo Spitz lineage da un punto di vista genetico. Quindi noi abbiamo in questo momento questa problematica, cioè noi abbiamo da una parte un melanoma convenzionale definito, come vi ho detto all'inizio, dall'altra parte abbiamo i tumori di Spitz atipici. In mezzo cosa abbiamo? Abbiamo il melanoma di Spitz o tumore di Spitz maligno, che credo sia preferibile come terminologia, quindi una neoplasia melanocitica maligna che ha caratteristiche genetiche e morfologiche ascrivibili allo Spitz lineage. Ma questa neoplasia va in diagnosi differenziale con un melanoma convenzionale con caratteristiche spitzoidi. Ora, vi ho detto che non tutte le neoplasie melanocitiche dello Spitz lineage hanno un substrato genetico al momento noto. Quindi, se io trovo il substrato genetico dello Spitz lineage, posso dire che quella neoplasia appartenga allo Spitz lineage. Ma se non lo trovo questo substrato genetico, io non sono certissimo che la neoplasia sia una neoplasia melanocitica dello Spitz lineage piuttosto che non una neoplasia melanocitica di tipo convenzionale. Questa distinzione tra neoplasia melanocitica convenzionale e neoplasia melanocitica dello Spitz lineage è importante da un punto di vista clinico, e lo sta diventando sempre di più, perché noi dimostrammo che le neoplasie melanocitiche dello Spitz lineage sono caratterizzate appunto da elevata incidenza di localizzazione ai linfonodi sentinelli e bassissima, quasi zero, incidenza di localizzazione metastatica a distanza. Sulla base di quel nostro lavoro, della nostra meta-analisi di Lancet Oncology, anche, diciamo, organizzazioni ben più autorevoli di quanto non sia l'ospedale in cui io lavoro, hanno raccolto la indicazione a non effettuare il linfonodo sentinella nei tumori di Spitz atipici. Si presuppone che il linfonodo sentinella possa essere gravato da un'elevata percentuale di positivi che sono sostanzialmente dei falsi positivi biologici, però, e quello è il motivo per cui si preferisce non procedere con il linfonodo sentinella in questo setting. Tuttavia, le cose stanno un pochino cambiando, nel senso che
Come voi saprete, sicuramente sono state approvate dall'FDA e più recentemente anche dall'EMA dei farmaci per la terapia adiuvante del melanoma convenzionale. Quali sono questi farmaci? Sono gli inibitori di BRAF che si utilizzano se il melanoma è BRAF mutato e sono i checkpoint inhibitors che si utilizzano in prima linea se il melanoma è BRAF wild type. E queste sono le indicazioni dell'AIFA che ha raccolto naturalmente le indicazioni dell'EMA. Quindi noi abbiamo un problema emergente del quale non tutti noi patologi abbiamo ancora realizzato l'importanza. Si tratta cioè di differenziare un melanoma classico triplo negativo, quindi negativo per BRAF, RAS ed NF, ma con caratteristiche morfologiche di tipo spizzoide. Questo melanoma convenzionale triplo negativo va differenziato rispetto ad un tumore di spizza tipico o melanoma di spizza, tumore di spizza maligno, con un profilo genetico di tipo nullo, cioè un profilo genetico che non ha le caratteristiche genetiche che noi al momento conosciamo essere presenti nelle neoplasie del lineage spitz. Se io ho difficoltà nella diagnosi differenziale clinica nella diagnosi differenziale istologica, immunistochimica e molecolare tra un melanoma classico spizzoide ed un tumore di spitz maligno con un fenotipo con un genotipo null, io non so in questi casi come procedere, se fare o no il linfonodo sentinella, e in caso di positività del linfonodo sentinella non so se dare o no a questo paziente la terapia adiuvante per il melanoma convenzionale, perché io posso ipotizzare che la terapia adiuvante possa funzionare in un melanoma convenzionale, ma possa non funzionare in un tumore di spitz maligno. E perché io ipotizzo questo? Ipotizzo questo perché, allora, nel caso in cui ho una mutazione di BRAF, vado dritto per dare il BRAF inibitore. Se io non ho una mutazione di BRAF, posso dare il checkpoint inhibitor nel melanoma convenzionale partendo dal presupposto che il melanoma convenzionale sia una neoplasia caratterizzata da un tumor mutation burden elevato. Il tumor mutation burden elevato mi assicura che la neoplasia che sto vedendo è ragionevolmente responsiva alle immunoterapie e quindi ai checkpoint inhibitors. Per definizione un tumore di spitz maligno non dovrebbe avere un tumor mutation burden elevato perché non è una neoplasia melanocitica convenzionale. Allora, in casi di questo genere in cui c'è un problema diagnostico differenziale tra melanoma spizzoide, quindi melanoma convenzionale con caratteristiche morfologiche semispitz e tumore di spitz maligno con genetica di tipo null, un approccio potrebbe essere quello di andare a valutare il tumor mutation burden di questo tumore. Perché se il tumor mutation burden è elevato, qualsiasi sia la diagnosi istologica che io propongo, questo tumore sarà molto probabilmente responsivo ai checkpoint inhibitors. Quindi sostanzialmente io lo devo chiamare melanoma e lo devo trattare per tale. Il tumor mutation burden è basso, al contrario, io quel tumore non devo ragionevolmente trattarlo con i checkpoint inhibitors perché non mi risponderà e non mi risponderà perché non ha un tumor mutation burden elevato, che è il fattore predittivo per la risposta ai checkpoint inhibitors. Quindi sulla base di tutto quello che vi ho detto, a mio avviso dobbiamo aggiornare la definizione di tumore di spitz maligno o melanoma spizzoide. Tumore di spitz maligno è un tumore melanocitico maligno che mostra almeno la metà delle caratteristiche istopatologiche di atipia che sono state elencate da questo lavoro che vi ho fatto vedere all'inizio, è caratterizzato come appartenente al lineage spitz per la presenza di marcatori immunistochimici o genetici dello spitz lineage, oppure anche dall'assenza di copy number variations o dalla presenza di un basso tumor mutation burden. Questo è un tumore di spitz maligno o qualcosa di simile a tumore di spitz maligno. Al contrario, il melanoma spizzoide, quindi da gestire il melanoma spizzoide come per il melanoma convenzionale, è una neoplasia melanocitica maligno con una citomorfologia, un'architettura, se volete, spitz-like, ma caratterizzato da un marcatore no spitz, per esempio mutazioni di BRAF, NRAS, KIT,
che non sono mutazioni dello Spitzenliner, oppure caratterizzate dalla presenza di un tumor mutation burden elevato, oppure dalla presenza di copy number variations. In questi casi io lo devo chiamare per forza melanoma, perché la genetica di questa neoplasia non è una genetica da Spitz. Io non so se vi fa piacere sentire ancora altre cose su questo tema. Aspetto che il moderatore mi dica qualcosa. Posso proseguire? Carlo? Vado avanti? Carlo, vai. Vai, Carlo. Vai. Va. Vado che sono su. Per il caso di dire che si sono addormentati tutti quanti. Allora, BAP1 inactivated tumors. Secondo me sono neoplasie completamente diverse dalla Lineage Spitz. Innanzitutto per la clinica, sono tumori rossi simil fibroma pendulo, simil fibroma molle cutaneo. Sono stati descritti in un setting, inizialmente in un setting familiare, cosa che non mi risulta essere descritto per le neoplasie della Lineage Spitz, però questa magari è un limite delle mie conoscenze. E nel setting familiare, voi sapete, queste neoplasie sono presenti in forma multipla a livello cutaneo e si associano al rischio significativo di sviluppo di melanoma cutaneo, di malignità melanocitiche cutanee di vario genere, melanoma uveale e neoplasie maligne internistiche, come che vedete qui elencate. Le caratteristiche definizionali dei tumori melanocitici BAP1 inattivate sono qui elencate. Allora, quando è che dovete pensare di trovarvi di fronte ad una neoplasia BAP1 inattivata? Ve lo faccio vedere sulle foto, così siamo più bravi. Ecco, quando vedete queste cellule che sembrano quelle, le cellule epitelioidi di una neoplasia del Lineage Spitz, come vedete io non utilizzo più il termine spitzoide, perché spitzoide fa pensare a melanoma convenzionale. Quindi queste cellule ricordano un po' le cellule epiteliche del Lineage Spitz. C'hanno però dei citoplasmi inclusion-like, come vedete, sono molto plasmocitoidi. Sono dissociate da questa flocosi molto tenue, non formano veri e propri tappeti di cellule. I tappeti di cellule sono lassi. E soprattutto un criterio molto importante che si vede dallo scanning è questo. L'epidermide è indifferente. Può succedere anche nello Spitz. Ma che l'epidermide sia indifferente è praticamente una caratteristica definizionale delle neoplasie melanocitiche BAP1 inattivate. Ed abbiamo a disposizione questo strumento elegantissimo di immunistochimica, che è l'anticorpo anti-BAP1, che è costitutivamente espresso nei nuclei delle cellule normali, ma è negativo, come vedete, nelle cellule neoplastiche, nelle cellule delle neoplasie BAP1 inattivate. In questo caso fece anche la FISH convenzionale a 4 sonda e in questo caso era negativo, era FISH negativo. Assai frequentemente queste neoplasie BAP1 inattivate si sviluppano in un background di una neoplasia melanocitica convenzionale, un ecodermico comune su cui si sviluppa la neoplasia melanocitica BAP1 inattivata. Il nevodermico è sovente una neoplasia melanocitica BRAF mutata. Come sapete che la mutazione di BRAF non è definizionale di melanoma, è definizionale di una delle categorie di neoplasie melanocitiche convenzionali, ma non è di per sé indicativa di malignità. Quindi il nevodermico in questi casi è in genere BRAF mutato e su questa mutazione di BRAF si innesta la seconda mutazione, il second hit di cui parla la classificazione WHO del 2019, che è l'inattivazione di BAP1. Quindi viene fuori questo clone morfologico contraddistinto da melanociti epitelioidei Spitz-like, se volete, con questi citoplasmi inclusion-like, le caratteristiche che vi ho fatto vedere prima. Questo è un forte ingrandimento che fa vedere di nuovo questa qualità omogenea inclusion-like dei citoplasmi e questa flocosi molto tenue che dissocia le singole cellule della neoplasia BAP1 inattivata. Come vedete, le caratteristiche morfologiche di atipia nell'ambito dei melanocitomi variano a seconda delle sottocategorie, perché se io ho una neoplasia dello Spitz lineage, il trovare flocosi brisk, come in questo caso, è un carattere atipico, mentre in una neoplasia BAP1 inattivato la presenza di una flocosi che dissocia tenuemente le cellule, come vedete, o piccoli gruppi di cellule, come vedete in questo caso, non solo non è una caratteristica atipica, ma è una caratteristica addirittura definizionale di queste neoplasie.
Questa è la immunocolorazione per BAP1, vedete la componente leucitica banale è BAP1 negativa, la componente BAP1 inattivata è naturalmente negativa per la proteina BAP1, ma tutte e due queste componenti sono in genere positive, in almeno il 75% dei casi sono positive per BRAF V600E, tutte e due le componenti, e questo è un altro motivo che mi induce a considerare le neoplasie BAP1 inattivate in una famiglia diversa rispetto alle neoplasie dello Spitzer-Lange, perché le neoplasie dello Spitzer-Lange per definizione devono essere BRAF wild type. Secondo Thomas Wiesner, per quanto atipica possa essere una neoplasia BAP1 inattivata, questa neoplasia atipica o anche severamente atipica di fatto non metastatizza mai. E Heinz Kutzner rincara la dose dicendo che la concomitante mutazione di BRAF sarebbe un evento genetico ulteriormente favorevole per questo tipo di neoplasia. Pertanto, sulla base di dati, per carità, ancora del tutto preliminare, si sarebbe portati a pensare che chiamare melanoma BAP1 inattivato una neoplasia melanocitica severamente atipica contraddistinta da perdita di BAP1 sarebbe esagerato in qualche modo, perché per quanto atipica questa neoplasia avrebbe una prognosi favorevole. Non c'è dubbio tuttavia che le neoplasie melanocitiche BAP1 inattivate si distribuiscono lungo uno spettro morfologico. Certamente questa lesione è molto più atipica di quella che vi ho fatto vedere prima. È BAP1 deficiente, vedete all'aggiunzione di questi melanociti pleomorfi, severamente pleomorfi, sono BAP1 negativi. La proteina BRAF è mutata, questo è l'anticorpo VE1 che è altamente sensibile e specifico della mutazione V600E della proteina BRAF. Vedete che ci sono tappeti compatti di cellule e in questo campo microscopico ci sono una, due, tre figure mitotiche. Un'attività mitotica BRISC è sempre una caratteristica di atipia in qualunque melanocitoma, ma in particolare nelle neoplasie BAP1 inattivate, che in genere sono mitoticamente quiescenti. Vi faccio poi vedere questo caso estremo di Beatrice Vergier, che è una neoplasia BAP1 melanocitica BAP1 inattivata. Questi sono i nuclei della neoplasia melanocitica che sono chiaramente negativi per la proteina BAP1, normalmente espressa dai linfociti circostanti. E vedete, questo è il piccolo ingannamento di questo tumore, che è severissimamente atipico, non potremmo mai chiamare nevo una lesione di questo genere. Eppure, neoplasie melanocitiche BAP1 inattivate, per quanto severamente atipiche come in questo caso, pare abbiano una prognosi comunque favorevole, per cui potrebbe valer la pena chiamare una lesione di questo genere non proprio melanoma, ma chiamarla tumore melanocitico maligno BAP1 inattivato. E queste sono le caratteristiche morfologiche di atipia che io suggerisco di rilevare proprio, vi suggerisco di avere questa lista davanti quando avete un papoma, quando avete una neoplasia dello Spitzer-Lange, e proprio di spuntare una per una queste caratteristiche che io ho elencato. E vediamo quante caratteristiche atipiche ha la lesione che io sto studiando. E vi faccio notare, per tornare allo schema diagnostico proposto dall'SP o RTC, che alcune caratteristiche di atipia, caratteristiche generali di atipia dei melanocitomi, non funzionano nelle neoplasie BAP1 inattivate. Perché? Perché le neoplasie BAP1 inattivate per definizione non hanno maturazione in profondità, per definizione non ce l'hanno, le cellule sono in superficie, hanno la stessa dimensione in superficie e la stessa morfologia in superficie ed in profondità. E per definizione le neoplasie BAP1 inattivate non hanno coinvolgimento epidermico, per cui il criterio dello spread paggettoide è un criterio che semplicemente non funziona. Per cui, di nuovo, lo schema generale proposto dall'SPU-RTC va valutato categoria per categoria, non può essere applicato tu cura a tutte le categorie di melanocitomi. Gli altri criteri invece, a parere mio, funzionano abbastanza bene anche per le neoplasie BAP1 inattivate. Ora, se avete sufficiente pazienza, passiamo a parlare delle neoplasie a cellule dendritiche. Attendo in questo lumi da Carlo Baldi. Carlo, si è addormentato. Carlo? Devo arrivare. Eccomi, Gerardo.
dammi un tempo, quanto tempo abbiamo? Perché io ho preparato una presentazione enorme che lascio volentieri, ho già mandato il PDF, gli posso mandare il PowerPoint tranquillamente, senza nessun problema. Non la potremo mai sviscerare. Quanto tempo abbiamo ancora? 20 minuti. Quanto? 20. Miseria, 20 minuti. Sì. Neoplasie, ok, grazie Carlo. Neoplasie del lineage cellule dendritiche. I melanociti dendritici sono per definizione melanociti a base dermica che hanno arrestato nel derma la loro migrazione dalla cresta neurale, per cui hanno un fenotipo attivato, e questo è il motivo per cui i melanociti dendritici, per intenderci del neoblu banale, sono HMB45 positivi. Ed al contrario, in quel setting morfologico, la perdita clonale di HMB45 può essere considerato un indizio immunofenotipico di atipia. Queste neoplasie sono geneticamente caratterizzate da mutazioni attivanti di geni AQ o geni A11 o CSLTR2 o PLCB4. Queste mutazioni attivanti sono mutuamente esclusive, hanno significato leggermente diverso tra loro anche in termini prognostici, e comunque identificano in maniera specifica le neoplasie melanocitiche dell'online a cellule dendritiche della famiglia del neoblu, per capirci. Tuttavia alcune neoplasie a cellule dendritiche di nuovo hanno un substrato genetico che al momento è ancora sconosciuto, quindi riproponiamo paro paro per le neoplasie a cellule dendritiche lo stesso discorso che abbiamo fatto per lo Spitz lineage, nel senso che se io ho un marcatore genetico che mi identifica il lineage dendritico, bene, sto guardando una neoplasia melanocitica a cellule dendritiche. Ma se la genetica è negativa per un marcatore di lineage a cellule dendritiche, non è detto che la neoplasia che sto guardando non sia una neoplasia melanocitica a cellule dendritiche. Vado rapidamente sulle melanocitosi dermiche. Sono quasi una dermatosi invisibile, perché le melanocitosi dermiche, a fronte di questo quadro clinico imponente, sono caratterizzate da isolati, sporadicissimi melanociti dendritici pigmentati nel derma. Anche difficile fare una diagnosi istologica di queste lesioni. Neoblu classico, pattern cosiddetto dendritico sclerotico del neoblu, neoblu cellulare, qui mi devo dilungare un pochino, perché il neoblu cellulare è una neoplasia che sovente preoccupa tanto, tantissimo, quando lo si vede al microscopio. Ebbene, il neoblu cellulare classico ha questa silhouette cuneiforme a V, apice in basso, molto annessocentrico, con questo batacchio in profondità, come vedete, e c'è questa alternanza di aree con prominenti melanociti dendritici e melanofagi con aree chiare che sono fatti o da cellule da melanociti fusati tipo C, ma possono essere anche fatti da melanociti neocitosimili, linfocitosimili tipo B, o melanociti epitelioidei tipo A. In alcuni casi, apparentemente preoccupati da un punto di vista morfologico, il pattern è più monotono, predominano i melanociti fusati, predominano i melanociti epitelioidei. In altri casi queste neoplasie melanocitiche sono addirittura difficili da riconoscere, difficili da essere ascritte allo spettro delle neoplasie a cellule dendritiche, perché non sono pigmentate. State attenti, perché queste neoplasie melanocitiche sono sovente S100 negative. La negatività per S100 in una neoplasia che esprime MART1 ed HMB45 è un indizio indiretto che la neoplasia melanocitica è appartenente allo spettro delle neoplasie a cellule dendritiche. Come ci dobbiamo comportare da un punto di vista diagnostico? Allora, vedete qui i fascicoli di cellule fusate, sicuramente queste sono le isole chiare che sono presenti in un neoblu cellulare, una figura mitotica qui, altre due figure mitotiche qui, però questa è la lesione allo scanning. Che cos'è questo? Questo è un neoblu cellulare comune. È un neoblu cellulare mitoticamente attivo, cioè un neoblu cellulare che semplicemente come caratteristiche di atipia ha una certa attività mitotica. Questo è un altro neoblu cellulare, batacchio, però c'ha qualche altra caratteristica di atipia, melanofagi che in alcune aree predominano sui melanociti. State sempre attenti a quando vedete una neoplasia melanocitica in cui i melanofagi predominano, perché quello può essere un indizio di regressione in forma della cosiddetta melanosi tumorale.
Altra caratteristica di atipia di questa lesione è la presenza di nucleoli piccoli ma evidenti. Nelle neoplasie melanocitiche a cellule fusate, i nuclei non devono essere necessariamente prominenti, come ci si aspetta di trovare nelle neoplasie a cellule epitelioidee. Nuclei anche piccoli, però fastidiosi a vedersi, devono essere considerati un indizio classico di atipia, cioè nelle neoplasie, nei melanociti fusati, i nuclei sono in genere più piccoli che non nei melanociti epitelioidei. Quindi i nucleoli piccoli nei melanociti a cellule fusate fanno atipia più che non nei melanociti epitelioidei. Questo è un caso che io ho cannato clamorosamente, ho individuato come atipico, come severamente atipico, però è un caso che vedi in teleconsultazione, non mettetevi a ridere, è uno dei limiti della teleconsultazione. Io in teleconsultazione mancai clamorosamente quest'area centrale di necrosi. Non la vidi, non lo so perché non la vidi. Notai però altre caratteristiche di atipia in questa neoplasia. Come vedete, questa neoplasia innanzitutto è piuttosto larga, non ha una silhouette a V, non ha un orientamento verticale proprio perfetto, perfetto. Tende ad avere una silhouette un po' quadrangolare, se ci fate caso. La silhouette quadrangolare nella neoplasia cellulodendritica, anche nella neoplasia dell'Ehlers-Danlos, è un elemento di atipia da considerare. Ed in questo caso questi fascicoli, vedete, sono densamente cellulari e soprattutto hanno un orientamento molto caotico. Alcuni sono verticali, altri sono obliqui, altri sono trasversali, paralleli all'epidermide. Per cui, a parer mio, questa era una neoplasia melanocitica dendritica severamente atipica, ancora di più perché c'è la necrosi. La necrosi è un carattere di severissima atipia in qualunque melanocitoma, ma in particolare nelle neoplasie a cellule dendritiche. E in questo lavoro di Arnaud della Fouchardet è stato visto che la necrosi, la localizzazione allo scalpo, al cuoio capelluto, e la mutazione di GNA11 piuttosto che non la mutazione di GNAQ sono dei fattori prognostici molto sfavorevoli nelle neoplasie melanocitiche a cellule dendritiche. In questo caso la diagnosi corretta è, a mio avviso, non melanoma associato a nevo blu, ma la diagnosi corretta è neoplasia melanocitica maligna a cellule dendritiche, perché nella mia idea delle cose questo è un melanoma associato a nevo blu, questo è una neoplasia bifasica, questo è un nevo blu abbastanza banale da un punto di vista morfologico e questo è un melanoma convenzionale a base termica insorto associato a nevo blu. Quindi il melanoma sul nevo blu è una neoplasia maligna bifasica fatta in questo modo. Una neoplasia melanocitica maligna a cellule dendritiche va definito come nevo blu cellulare maligno o come tumore melanocitico maligno a cellule dendritiche. E queste sono le caratteristiche di atipia, ho listato qui le caratteristiche di atipia che dovete andarvi a cercare nelle neoplasie melanocitiche a cellule dendritiche. Non mi dilungo. Però di nuovo, se torno alle categorie generali di atipia come individuate dall'SP o RTC, vedete che di nuovo alcune cose non funzionano, perché in una neoplasia melanocitica a cellule dendritiche la maturazione non è un criterio da ricercare. Il nevo blu cellulare, che è una neoplasia da considerare benigna e peraltro anche relativamente frequente, non matura in profondità. La maturazione non va proprio assolutamente valutata, così come non va valutata l'aggressione sull'epidermide. Cioè, se la troviamo è bene, ma se non la troviamo, la mancanza di aggressione sull'epidermide in una neoplasia a cellule dendritiche non vuol dire assolutamente nulla, né in termini buoni né in termini cattivi. E poi di nuovo la estensione sottocutanea profonda. Cosa vuol dire una neoplasia a cellule dendritiche? L'interessamento del sottocute è quasi definizionale in un nevo blu cellulare. Questa estensione deve essere profonda. Se io vedo un tumore di spizza tipico che coinvolge il sottocute, il coinvolgimento del sottocute nel contesto delle spizze lineage è una caratteristica di severa atipia. Il coinvolgimento del sottocute in un setting di neoplasia a cellule dendritiche non vuol dire nulla. Quindi di nuovo dobbiamo aggiornare le nostre definizioni. Un tumore melanocitico maligno a cellule dendritiche è un tumore melanocitico che mostra almeno la metà delle caratteristiche istopatologiche di atipie come delineate dalle SP o ATC Euracan 2021 e tipizzato come
neoplasie a cellule dendritiche dalla presenza di un marker genetico del lineage dendritico oppure di nuovo dall'assenza di copy number variations e dalla presenza di un basso tumor mutation burden. Per i motivi che vi dicevo prima, una neoplasia melanocitica che sembra essere a cellule dendritiche, ma che ha un tumor mutation burden elevato, va trattata alla stregua di un melanoma convenzionale, perché probabilmente sarà responsiva ai checkpoint inhibitors. Altra categoria di neoplasie melanocitiche cosiddetti speciali o non convenzionali, le neoplasie melanocitiche del gruppo del nevo profondo penetrante. Anche qui la genetica ha soccorso tantissimo, devo dire, la nostra diagnostica morfologica. Perché questo lavoro del 2016, se non ricordo male, ha chiaramente identificato mutazioni del pathway della beta-catenina e di APC come definizionali per le neoplasie melanocitiche del gruppo del nevo profondo penetrante. Quindi le caratteristiche definizionali delle neoplasie melanocitiche tipo deep penetrating sono queste che vedete qui elencate. La più importante di queste caratteristiche è la espressione aberrante nucleare citoplasmatica di beta-catenina. Perché in queste neoplasie abbiamo l'espressione aberrante di beta-catenina? Perché la beta-catenina è costitutivamente attivata per una mutazione attivante del pathway e quindi è traslocata nel nucleo dove deve indurre la trascrizione di geni proliferativi ed antiapoptotici. Per cui noi abbiamo anche un potente marcatore di immunistochimica che ci può consentire di identificare il nevo profondo penetrante. Il quale nevo profondo penetrante venne descritto da Schott nel 1989 in maniera estremamente lucida e venne successivamente descritto come frequente partecipante in nevi combinati. Ed è la realtà delle cose, cioè di fatto la mutazione attivante di beta-catenina o APC si instaura in genere sul background di una mutazione di BRAF V600E. Quindi il nevo profondo penetrante, la neoplasia melanocitica del gruppo del nevo profondo penetrante, sovente si manifesta come epifenomeno morfologico del second hit genetico conseguente alla mutazione di BRAF, cui si associa una mutazione attivante della beta-catenina o di APC. Sulla base di quello che ci siamo detti da un punto di vista morfologico e genetico, diciamo che questo è il setting morfologico rassicurante di un nevo profondo penetrante. Orientamento verticale, di nuovo annessocentrico, una neoplasia melanocitica, un nevo dermico morfologicamente abbastanza banale, un bellissimo, uno stupendo merging tra la neoplasia, tra i melanociti del nevo profondo penetrante ed il nevo dermico sovrastante, una distribuzione estremamente omogenea della melanina, con pattern che viene definita a checkerboard, a scacchiera, e vedere a forti ingrandimenti questi melanociti fusiformi, con frequenti pseudoinclusi nucleari, e talora, con gli pseudoinclusi nucleari, questi sono degli ATP random che sono presenti, che sono da considerare degli ATP di tipo Einstein. Se fate il bleaching di questi tumori, si vede assai spesso una qualità, come vedete, simili seboceti, a vocalizzazioni multiple del citoplasma di questi melanociti. Queste sono le caratteristiche morfologiche di un classico neoprofondo penetrante. E questa è la nostra immunistochimica, positività immunistochimica per HMP45, perché questi sono melanociti che hanno un fenotipo attivato, positività per ciclina D1, positività nucleare per beta-catenina. Ora, questo è un caso che ha pubblicato Arnaud della Fouchardier. Allora, qui si vede chiaramente una beta-catenina positiva nei nuclei, però vi garantisco che nell'attività routinaria la valutazione di beta-catenina è una cosa piuttosto complicata, piuttosto complicata. Questo è un caso di Laura Morighin, una lesione della regione mammaria di una donna di 29 anni, e vedete che qui c'è di base un nevo composto con pattern, se volete, di tipo congenito superficiale. La parte centrale di questa lesione è composta da questa proliferazione spessa, vedete, spessa con questi fasci collagini, la proliferazione è poco pigmentata. Ebbene, questa è la ciclina D1, diffusamente positiva in ambedue le componenti melanocitiche. Vi prego di considerare
questo pattern architetturale particolare che Arnaud della Fouchardière definisce ad ideogrammi cinesi. Vedete la distribuzione ad ideogrammi cinesi di queste isole di melanociti nel derma. Secondo Arnaud, questo pattern ad ideogrammi cinesi è molto caratteristico del nevo profondo militare. Questa è la immunocolorazione per beta-catenina. Ve la faccio vedere, perché credetemi, ho fotografato qui a forte ingrandimento qui di nuovo il pattern ad ideogrammi cinesi. Ho fotografato a forte ingrandimento questo campo in cui effettivamente ci sono alcuni nuclei di melanociti che sono tenuemente colorati, molto tenuemente colorati nel nucleo. Ma se fate caso, una discreta quota parte di questi melanociti non ha una colorazione nucleare chiarissima. La beta-catenina è una immunocolorazione che va vista a forte ingrandimento con enorme attenzione, perché la positività nucleare, che è caratteristica delle neoplasie tipo deep penetrating, non è sempre molto facilmente evidenziata. Queste sono le caratteristiche definizionali del nevo profondo penetrante, ma anche il nevo profondo penetrante o le neoplasie DPN-like si distribuiscono lungo uno spettro. Questa è una neoplasia ricorrente dell'avambraccio di una donna di 41 anni, che se è veramente atipica, non c'è dubbio, questa è la metastasi linfonodale corrispondente e questa è la neoplasia rimossa 4 anni prima, che era stata diagnosticata come nevo profondo penetrante. E le cellule e la distribuzione della melanina ricordano molto il nevo profondo penetrante, se non che c'è qualcosa di strano. Questa silhouette è quadrangolare, rettangolare, orizzontale, è una silhouette impropria di un nevo profondo penetrante e non c'è il contesto combinato caratteristico di nevo profondo penetrante. Detto questo, le caratteristiche morfologiche e architetturali ricordano molto il nevo profondo penetrante. Quindi di nuovo le neoplasie di penetrating si distribuiscono lungo uno spettro in cui voi dovete andare, a mio avviso, a controllare la presenza o assenza di tutte queste caratteristiche morfologiche atipiche e cercare di dare un grado a queste neoplasie, se basso o alto, o se al contrario stiamo parlando di un melanocitoma maligno, come vi dicevo poc'anzi. Ma di nuovo le caratteristiche definizionali generali di atipie data dall'STP o ATC Eurocam 2021 non tutte si applicano alle neoplasie dello spettro del nevo profondo penetrante, perché ad esempio la maturazione non è una caratteristica delle neoplasie del DPN, la spread pagetoide non è una caratteristica delle neoplasie DPN e la estensione sottocutanea va considerata soltanto se molto accentuata, perché il focale interessamento del sottocute di nuovo è una caratteristica quasi definizionale del DPN, altrimenti non sarebbe un nevo profondo penetrante, lo si chiama tale proprio perché interessa in profondità il sottocute. Quindi dobbiamo aggiornare anche le nostre definizioni del nevo del tumore, delle neoplasie dello spettro del deep penetrating lymphus. Dobbiamo definire come tumore melanocitico deep penetrating maligno, come tumore melanocitico che mostra almeno la metà delle caratteristiche istopatologiche atipiche come definite dall'STP o ATC Oracan 2021, è caratterizzato per tale dalla presenza di espressione aberrante di beta catenina a livello nucleare. Questa espressione aberrante di beta catenina non la si ritrova mai in nessun'altra categoria di neoplasie melanocitiche. Questo tumore maligno va naturalmente gestito come per melanocitoma di alto grado, cioè la gestione del melanocitoma di alto grado è la asportazione con un centimetro di margine ed il monitoraggio ecotomografico dei linfonodi regionali. Il melanoma che simula il nevo profondo penetrante si chiama melanoma pressiforme. Come lo definiamo? Lo definiamo come un tumore melanocitico dermico maligno con caratteristiche DPN-like, ma con espressione costitutiva di beta-catenina, oppure di nuovo con copy number variations o con tumor mutation burden elevato. Queste caratteristiche di nuovo sono predittive di risposta positiva alla terapia con checkpoint inhibitors e quindi una neoplasia melanocitica di qualsiasi natura sia che ha un tumor mutation burden elevato va prudenzialmente gestito come per melanoma convenzionale.
Allora, brevemente, i PEM, il melanocitoma epitelioide pigmentato. Anche il melanocitoma epitelioide pigmentato è stato descritto in un setting genetico, che è quello della triade di Carmine, il complesso di Carmine. Chi lo ha visto mai? Io personalmente non ho mai visto pazienti con il complesso di Carmine, mentre ho visto diversi casi di melanocitoma epitelioide pigmentato, tra virgolette, sporadico. Ci sono fondamentalmente due anomalie genetiche definizionali per il melanocitoma epitelioide pigmentato. La fusione di PRKCA e le mutazioni inattivanti di PRKAR1A. La mutazione inattivante di PRKAR1A si ritrova soltanto nel setting genetico e si associa a negatività immunistochimica per la proteina corrispondente che si chiama R1-alfa, che sto cercando di acquisire da oltre un anno ma non ce l'ha nessuno, nessuno la commercializza in Italia. Mentre le fusioni coinvolgenti il PRKCA sono delle fusioni, sono delle modificazioni genetiche che sono caratteristiche soprattutto del melanocitoma epitelioide pigmentato sporadico. Voglio sottolineare che secondo la classificazione del WHO, per motivi che personalmente mi sfuggono, vi devo dire la verità, tuttavia ve lo do come dato di fatto perché la classificazione WHO va considerata a tutti gli effetti una sorta di Holy Bible, il PEM è da considerare per definizione un melanocitoma di alto grado. Non esiste il PEM di basso grado secondo la WHO 2019. Queste sono le caratteristiche morfologiche del melanocitoma epitelioide pigmentato, queste sono le caratteristiche cliniche della triade di Carmine, questi sono casi di nevi blu epitelioidi, melanocitoma epitelioidi pigmentato nel complesso di Carmine, me li ha prestate, queste sono le immagini, me li ha prestate Artur Zembovitz. Queste sono le caratteristiche morfologiche del melanocitoma epitelioidi pigmentato, non mi dilungo, non abbiamo molto tempo, sottolineo le caratteristiche nucleari. La diagnosi è sì architetturale, in genere sono lesioni di piccole dimensioni, possono coinvolgere l'epidermide ma non obbligatoriamente. Sono caratterizzate da una diffusa pigmentazione da molti melanociti dendritici, da melanociti fusiformi epitelioidei, alcuni piccoli pigmentati, altri grandi non pigmentati, ma soprattutto la caratteristica citomorfologica stereotipica del melanocitoma epitelioide pigmentato è questo aspetto che Arnaud della Fusciatieri definisce a uovo fritto. Cioè in pratica sono dei melanociti che hanno dei nuclei centrali rotondeggianti con nucleoli ben evidenti e citoplasmi molto ben disegnati, talora pigmentati, aspetto ad uovo fritto, che si vede molto bene anche in queste foto che ho preso da internet, è un caso coreano. L'immunistochimia del PEM è in qualche modo diciamo in comune con le neoplasie melanocitiche a cellule dendritiche e con le neoplasie melanocitiche dello spettro DPN, perché anche i melanociti del PEM sono per definizione melanociti attivati e quindi HMB45 positivi. Poi ci sono i casi R1-alfa positivi e i casi R1-alfa negativi. I casi R1-alfa positivi sono soltanto sporadici, i casi R1-alfa negativi possono essere sindromici. I casi sindromici si associano sovente a nevi comuni con mutazioni di BRAF, stesso discorso che abbiamo fatto per il DPN. Quindi sono neoplasie melanocitiche che hanno dei punti in qualche modo di sovrapposizione sia morfologica, sia immunofenotipica, sia molecolare. Anche il PEM si distribuisce lungo uno spettro, ci sono delle lesioni assolutamente banali, ipocellulari, che io definisco nevo blu con cellule epitelioidi. Scusate, sono andato alla fine della presentazione perché anche, diciamo, il mio PowerPoint non ne poteva più, finisco rapidissimamente, ve lo prometto. Abbiamo fatto la gran parte di questa presentazione. Quindi ci sono delle neoplasie melanocitiche molto banali, molto blandi, ipocellulari, che io definisco nevo blu a cellule epitelioidi. Ci sono queste neoplasie melanocitiche molto comune, mi vengono inviati diversi casi di questo genere con diagnosi di PEM, ma questo non è un PEM, questo è un nevo a cellule epitelioidi e fusiformi della cute fotodanneggiata ed è molto caratteristico vedere questi elementi epitelioidi fusati molto uniformemente, molto omogeneamente pigmentati con pochi melanofagi. Ed è una neoplasia, ripeto, molto comune, che ha, caratteristicamente organizzata alla fronte, che ha una citomorfologia diversa dal melanocitoma epitelioide pigmentato. Vi faccio vedere dei casi invece di classico melanocitoma epitelioide pigmentato, vedete che è una storia completamente diversa. Questo tra l'altro era inquietante perché aveva pigmento nei vasi linfatici qui.
ed è un melanocitoma epitelioide, vedete, senza Grand Zone, di medie dimensioni, dimensione medio grande, sicuramente tumorigenico, senza Grand Zone. Questo è il caso di un adulto, di nuovo senza Grand Zone, con iperplasia epidermica e con le caratteristiche citomorfologiche del melanocitoma epitelioide pigmentato. Qui venne addirittura effettuato il linfonodo sentinella, che era positivo. Ma il PEM, così come le neoplasie dello Spitz lineage, ha una elevatissima incidenza di localizzazioni linfonodali, ma una bassissima incidenza di localizzazioni metastatiche. Questo è un caso di Anna Maria Cissinaro, asimmetrico, perché ha questo coinvolgimento epidermico asimmetrico, forse legato però ad una componente neocitica convenzionale, forse BRAF mutata, su cui si è innestato poi il PEM, e questa è di nuovo la cinemorfologia classica dei melanocitomi epitelioidi pigmentati. Vi faccio vedere questo caso, che è un caso del mio vecchio ospedale, un caso davvero incredibile, perché questa neoplasia PEM-like, severissimamente atipica, ulcerata, venne diagnosticata da me in questo ragazzo di 24 anni, e incredibilmente questo ragazzo oggi ha 39 anni e, nonostante questa terribile neoplasia melanocitica, è tuttora libero da malattia. È chiaro che non si deve morire per forza nemmeno di melanoma convenzionale, ma questo dato dimostra, a mio parere, abbastanza chiaramente come questi melanocitomi siano delle neoplasie melanocitiche del tutto particolari, del tutto differenti da un punto di vista non solo morfologico, ma anche e soprattutto biologico, del tutto differenti rispetto ai melanomi convenzionali. E arrivo quindi all'ultima diapositiva, che è quella che più mi piace in assoluto, ecco, e vi lascio con quella, questa. Ecco, veramente questa è l'emblema di quella che è la nostra attività rutinaria sulle neoplasie melanocitiche. Mi serve per dirvi che, purtroppo è triste a dire, ma oggi come oggi, con la sola morfologia convenzionale su questi tumori, purtroppo non andiamo più da nessuna parte. Lo dico con grande tristezza, io sono un patologo tradizionale, sono attaccato visceralmente alle ematossiline eosina, però davvero senza la genetica molecolare in questo settore non andiamo da nessuna parte. Vi ringrazio molto per l'attenzione e per la pazienza che avete avuto con me. Io vi lascio la presentazione, in cui ci sono altre neoplasie melanocitiche di basso grado, altri melanocitomi molto meno frequenti, molto, molto più rari, molto più eccezionali di questi che vi ho fatto vedere, e troverete caratteristiche morfologiche e genetiche di altri melanocitomi sui quali non mi sono dilungato, per non distruggere completamente i vostri neuroni. Grazie ancora per l'attenzione, grazie Carlo, grazie Pio per l'invito. Grazie Gerardo, grazie per la tua relazione mai banale, tutt'altro, dalla quale rapidamente due considerazioni. Uno, sarà difficile smettere di dire lesione spessoide, siamo tutti abituati a chiamarle così, ma per carità possiamo sempre mutare il nostro linguaggio. Due, quello che hai detto, siamo tutti patologi di ematossiniosina, dobbiamo piano piano, con ognuno con le proprie possibilità, convertirci alla molecolare. Una domanda, invito gli altri naturalmente a fare la domanda, una domanda molto pratica. La tua esperienza per quanto riguarda il melanoma sull'anticorpo PRAME? Perdonami, non ho... La tua esperienza sull'anticorpo PRAME? Allora, ci sono all'ascolto alcune mie collaboratrici che possono risponderti. Loro per me. Noi abbiamo avuto una fase iniziale di enorme entusiasmo, enorme. Sembrava che fosse quasi la pietra filosofale. Dopo qualche mesetto ci siamo resi conto che è sostanzialmente un anticorpo come gli altri. Cioè è una valutazione molto soggettiva anche. È un anticorpo la cui interpretazione va molto contestualizzata, moltissimo, e ha negatività. Non dire niente, la positività può essere un indizio a favore della malignità, ma la negatività non vuol dire nulla. In fondo, anche come gli altri test genetici che abbiamo, un test genetico di immunistochimica, se positivo può essere un indizio verso la malignità, ma se negativo non vuol dire nulla. Quindi i nostri test sono in genere tendenzialmente specifici ma poco sensibili. E PRAME non sfugge a questa logica. PRAME ha, diciamo, fondamentalmente a mio avviso tre indicazioni. Uno, la valutazione dei margini della lenticola maligna. Due, la valutazione diagnostica del linfonodo sentinella del melanoma. Tre, la diagnostica del melanoma nevoide. Questi sono i settings morfologici in cui PRAME può lavorare. Ma nel setting morfologico dei melanocitomi, per esempio, non serve a niente. Noi non lo facciamo nemmeno.
Non so se... Carlo. Se qualcuno ha domande, ovviamente, può procedere. No, è che no, li ho distrutti tutti, capito? Vabbè. Stanno dormendo, non è che poverini, non è che non vogliano fare domande, è che si sono addormentati. Vabbè, d'accordo. E allora, non c'è nessuno. Vabbè. Gerardo, grazie ancora. Grazie a voi tantissimo, un abbraccio grande e speriamo di rivederci presto in presenza. Speriamo che questo abbraccio virtuale diventi presto un abbraccio reale, come ai vecchi tempi. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao Gerardo. Ciao, ciao. Pio, ciao. Ciao.